Hello guys, welcome back to my channel. It's your guy Prince TV 05. If this is your first time of coming across to my channel, please subscribe, hit the like button, share out my video, let the information get to everywhere. So guys, without wasting much time, Italian has come out today to protest against their government, as well protest against migrants. Now they were saying that they need freedom. They were shouting at the government that they need freedom, and as well they were protesting, saying that the migrants who don't have a work, people who are unable to integrate themselves, that they should go back to their country. This is what they were saying in the video. So guys, I will leave you guys to watch this video and see what happened, what they were doing today. So guys, subscribe to my channel, as well you put your bell on. Anytime I upload my video, you'll be the first one to be notified. Those of you who have not seen the video, I will play the video now so that you can see it. Italia, 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 Italia. Vi invito a votare per alzata di mano. Votate! Il popolo di Milano ha votato per l'unanimità! Sì! Abbiamo vinto! Signori, oggi abbiamo messo una grande pietra! Domani le nostre riforme sono chiare. Il capo dello Stato e il capo del governo lo dobbiamo eleggere noi. Lo dobbiamo eleggere noi. Il Parlamento deve essere solo di 200 persone e lo dobbiamo eleggere noi. La Corte Costituzionale la dobbiamo eleggere noi. Fondamentali della democrazia. Noi rinnoveremo totalmente la sanità. Rinnoveremo totalmente la scuola. Le scuole, guai se mettono le maschere ai bambini. Guai! Guai se mettono le maschere ai bambini. Guai! Guai! Vai! Vai! Guai a chi mette la mascherina ai bambini! Guai! Siano attenti i direttori didattici! Nessuno metta la mascherina in bocca ai bambini! Guai! Non metteremo da voi dei nostri figli! Faremo degli ospedali e delle scuole dei luoghi di eccellenza! Spenderemo un sacco di soldi, perché il nostro bambino quando va a scuola, ma voi avete visto certe scuole come sono combinate? Banchi rotti, tutto scassato. Spenderemo tanto in scuole ed ospedali. Scuole ed ospedali. Poi sono competente nel campo. Signori, ci sono professori che mi dicono che i vaccini non sono nocivi, sono pericolosi. Noi impediremo a chiunque di vaccinare le persone. Impediremo a chiunque di vaccinare le persone. Una cosa molto importante è la sicurezza. La sicurezza, io sono un esperto. Io a casa mia, quando apro la porta, devo lasciare le chiavi alla porta, perché devo essere tranquillo che nessuno entra a casa mia. Potenzieremo la sicurezza. Il cittadino a casa sua si deve sentire tranquillo e nessuno lo deve. Signori, vi parla uno che è esperto, non come questi cialtroni che non sanno cosa vuol dire sicurezza. Io so cosa vuol dire sicurezza e mettere i delinquenti fuori combattimento. I migranti se ne debbono andare a casa. Ovviamente ci sono quelli che si sono integrati e
noi ovviamente apriamo le braccia a loro, ma a quelli che si sono integrati. Gli altri devono tornare a casa, devono tornare a casa. Quando loro lavoreranno al nostro fianco, per carità di Dio, se c'è possibilità, perché no? Ma non a stare a bighellonare per le strade, a bighellonare per le strade mai. Sono venuto in giro per la Lombardia e mi hanno detto: come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? Le avete viste? La Lombardia è strapiena, la Lombardia è strapiena di 5G e fanno finta di non vedere. Ci sono stati parlamentari europei che hanno detto: ma prima non potevate fare una specie di sperimentazione se vanno bene? No, l'hanno messo direttamente, tanto la gente è stupida, deve morire. L'esperimento l'hanno fatto sulla nostra pelle, 35.000 morti. Non è possibile, non è possibile. E poi vi dico un'altra cosa, io vi dico un'altra cosa, cari amici. Signori, noi riordineremo totalmente la magistratura, totalmente. I signori magistrati che si stanno tenendo questi parlamentari e governanti abusivi, alzino le orecchie, perché se cambio musica noi li mandiamo a casa, noi li mandiamo a casa. So that was the protest of Italian today. They were very, very much angry about these issues. So they protest against government, and they protest against migrants who does not have something doing, people who are unable to integrate themselves. So guys, you stay blessed. Till next time, I be yours.